Non sono riuscito a darti niente. Non mi sono reso conto di niente. Ho buttato, continuo a buttare la mia vita così come uno stupido, prendendo senza dare o senza dare abbastanza. Forse valgo poco, se è questo che vuoi dire, hai ragione. Passavo pomeriggi interi seduta su un letto a leggere. Tommaso arrivava e mi trovava là. Avrebbe potuto baciarmi anche. Non l'avrei respinto. Per noia. Invece lui mi guardava e mi ascoltava mentre leggevo. Tutti quei libri che non mi servivano a niente. 200 pagine al giorno, ero sveltissima a leggere. Non ti ho dato niente. È strano come soltanto oggi mi renda conto che quello che si dà agli altri finisce col giovare a se stessi. Ma che cosa sperano? Che il giorno venga su diverso se loro suonano? Lidia, finiamo questo discorso. Cerchiamo di restare attaccati a qualche cosa di certo. Io ti amo. Ecco, io sono convinto di amarti ancora. Cosa vuoi che ti dica? Torniamo a casa. Stamane tu dormivi ancora quando mi sono svegliato. A poco, uscendo dal sonno, ho sentito il tuo respiro leggero e attraverso i capelli che ti nascondevano il viso ho visto i tuoi occhi chiusi e ho sentito che la commozione mi saliva alla gola e avevo voglia di gridare e svegliarti perché la tua stanchezza era troppo profonda e mortale. Nella penombra la pelle delle tue braccia e della tua gola era viva e io la sentivo tiepida e asciutta. Volevo passarvi sopra le labbra, ma il pensiero di poter turbare il tuo sonno e di averti ancora sveglia tra le mie braccia mi tratteneva. Preferivo averti così, come una cosa che nessuno poteva togliermi perché ero il solo a possederla. Una tua immagine per sempre. Oltre il tuo volto vedevo qualcosa di più puro e di più profondo in cui mi specchiavo. Vedevo te, in una dimensione che comprendeva tutto il mio tempo da vivere, tutti gli anni futuri e anche quelli che ho vissuto prima di conoscerti, ma già preparato ad incontrarti. Questo era il piccolo miracolo di un risveglio, sentire per la prima volta che tu mi appartenevi, non solo in quel momento, e che la notte si prolungava per sempre, accanto a te, nel caldo del tuo sangue, dei tuoi pensieri, della tua volontà che si confondeva con la mia. Per un attimo ho capito quanto ti amavo, Lidia, ed è stata una sensazione così intensa che ne ho avuto gli occhi pieni di lacrime. Era perché pensavo che questo non dovrebbe mai finire, che tutta la nostra vita dovrebbe essere per me come il risveglio di stamane. Sentirti non mia, ma addirittura una parte di me, una cosa che respira con me e che niente potrà distruggere se non la torpida indifferenza di un'abitudine che vedo come l'unica minaccia. E poi ti sei svegliata e sorridendo ancora nel sonno mi hai baciato e ho sentito che non dovevo temere niente, che noi saremo sempre come in quel momento, uniti da qualcosa che è più forte del tempo e dell'abitudine. Di chi è questa lettera? È tua.